questa mozione ha due obiettivi, il primo dei quali chiede a questo Consiglio regionale di esprimere il proprio dissenso rispetto alla permanenza del dottor Gianluca Savoini alla vicepresidenza del Coricom Lombardia. Sì, sono 34, no 32, e quindi da Consiglio regionale fino a rassegnare dimissioni viene approvato. Intanto lasciatemi ringraziare i consiglieri regionali, anche di maggioranza del Consiglio regionale della Lombardia, che protetti dal voto segreto hanno dato un voto di libertà delle loro coscienze, che non ha nulla a che fare contro la carriera futura del signor Savoini. Il Consiglio regionale della Lombardia ritiene che sia inidoneo a rappresentare un'istituzione indipendente quale il Corecon nel ruolo di vicepresidente, istituzione che deve vigilare sulla libertà di stampa. Evidentemente nel voto segreto qualcuno ha votato a favore di quella delle premesse che per noi era inaccettabile. Di sicuro comunque è un qualcosa che non funziona per quanto riguarda la maggioranza, perché se tutti d'accordo, perché abbiamo fatto la riunione dei capigruppi, era l'indicazione era quella del voto, evidentemente c'è stato qualcuno che non ha seguito questa indicazione. È ovvio che Savoini in quelle anni andava per cercare di fare un collegamento tra la Russia e le nostre industrie. Era un qualcosa di sbagliato? Cioè, gente che ha creato le nostre industrie, che hanno portato a esportare 4-5 miliardi, è qualcosa di sbagliato. È ovvio che oggi è cambiato il mondo. Una persona soltanto per essere apparsa in qualche inchiesta televisiva debba essere poi presa, messa sul patibolo e lapidata ogni volta. A me questo metodo non piace. Dottor Savoini è altresì noto per le sue posizioni e iniziative apertamente e dichiaratamente filorusse e per gli stretti legami con esponenti di primo piano del regime putiniano, posizioni e legami mai messi in discussione né rinnegati. Recentissimamente anche l'onorevole Salvini ha avuto modo di dichiarare che nella guerra cambiano i parametri e quindi, come dire, gli amici di un tempo possono legittimamente non essere più così amici. Nulla è stato detto in merito dal dottor Savoini.